Buonasera a tutti, sono Antonio Brizzi, segretario generale del CONAPO, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco. Oggi sceso in piazza in tutta Italia per rivendicare alcuni problemi riguardanti la categoria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per la sicurezza del cittadino in Italia. Semplicissimo, due parole veloci perché arrivino al cuore dei cittadini. Noi vogliamo essere equiparati economicamente e normativamente alla Polizia di Stato, solito ministero, dal capo del corpo all'ultimo vigile, compresi gli impiegati che sono turlupinati ancora più di noi. Questa è la cosa primaria. Però naturalmente la contropartita dove sta? Che non ci devono più essere volontari pagati nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ma devono essere tutti i Vigili del Fuoco dello Stato. Quindi eliminare la spesa fissa annua di quasi o oltre 100 milioni di euro per prendere i precari, cosiddetti volontari precari, traducendolo in posti di lavoro del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Il Vigile del Fuoco deve essere responsabile e gestire tutto quello che è il soccorso in Italia riguardante il fuoco. Quindi il fuoco solo in mano al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Solo così si potrà risparmiare. I volontari devono essere passati alle regioni, spending review, cosa importante. E al fine che ancora di più abbiamo una fabbrica di Vigili del Fuoco, che anche nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, come nelle altre forze armate, sia costituito la ferma prolungata. Questo è quello che chiediamo. Oggi siamo qui, siamo in tutte le piazze d'Italia con lo sciopero che in alcuni comandi, in alcune province ha raggiunto quasi il 100% delle adesioni e questo è quello che chiediamo ai parlamentari tutti. I Vigili del Fuoco non sono di un parlamentare ma sono dello Stato, quindi di tutti voi come la Polizia di Stato.